Il progetto Rebuild mira a costruire una filiera di economia circolare che, partendo da un rifiuto, porta alla produzione di un biomateriale, in particolare di una bioplastica. Più in dettaglio, l'idea è quella di utilizzare la frazione organica del rifiuto solido urbano come substrato di crescita per un insetto, in particolare le larve della mosca soldato nera, Hermetia illucens, che è un insetto saprofago in grado di bioconvertire il rifiuto in modo estremamente efficiente. Dalla biomassa dell'insetto estraiamo le proteine che vengono utilizzate per produrre il biomateriale, in particolare una bioplastica. Questa bioplastica ha proprietà meccaniche molto buone e può anche essere resa elettroconduttiva, quindi è in grado di avere applicazioni molto diverse anche nell'ambito dell'elettronica flessibile e stampabile. È un progetto multidisciplinare che prevede competenze nell'ambito della biologia dell'insetto, in particolare nelle biotecnologie entomologiche, nella biochimica delle proteine e nell'ingegneria dei materiali.